Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo al Bomber Bar a Fano, un locale adiacente alla BCC Arena, dove si terrà da fra qualche giorno un intensissimo programma di attività teatrali da una parte, cinematografiche dall'altra. Noi siamo qua perché vogliamo sapere tutto di questa importante rassegna e lo faremo andando a intervistare i protagonisti delle compagnie che rappresenteranno le loro commedie dialettali e il coordinatore di tutta la rassegna cinematografica, che prevede un numero veramente altissimo di proiezioni di altissimo livello. Andiamo a scoprirlo insieme. Con Gino Bartolucci, bipresidente, presidente della BCC Arena e della cooperativa Tre Ponti. Presidente, quest'anno finalmente si può ridare il fiato giusto alle rassegne con tutto quello che è un po' nella vostra tradizione e superando i limiti che erano stati imposti l'anno scorso. Sicuramente sì, perché naturalmente sto Covid, dire che non ha colpito, ha colpito. Però noi l'anno scorso siamo stati, se vogliamo, anche rischiando, brillanti, perché abbiamo detto in questo momento di difficoltà bisogna ripartire. Siamo ripartiti naturalmente in capienza ridotta, in eventi ridotti, perché naturalmente, però quest'anno diciamo un po' l'Arena BCC è esplosa. Esplosa perché? Perché in questo mese di giugno, siamo alla fine di giugno, praticamente le scuole di danza, dovete pensare che siamo arrivati a 11 scuole di danza che stanno facendo, come stasera di là all'Arena, il loro evento assaggio. Naturalmente 5 sono di, 7 di Fano, 2 di Cucurano e 2 di Licrezia, anzi ce n'era anche una di Pesaro che poi naturalmente ha trovato una location nel pesarese, naturalmente portare dei familiari, dei ragazzi. Da Pesaro a Fano un po' di distanza c'era, perciò dicevo è stato un mese pieno, tutte le sere all'Arena abbiamo un pubblico dai 400 ai 600 persone, 700 qualcuno, perciò un gran successo. E poi in luglio partiremo col nostro programma, il nostro programma, la nostra chicca, che è il Teatro Sotto le Stelle, teatro Sotto le Stelle con le compagnie dialettali della FITA a livello provinciale, perciò avremo 8 serate di dialettali, tutti i venerdì ci avremo il dialettale. Poi dal 8 di luglio, dal lunedì al giovedì, Cinema all'Aperto, che abbiamo riproposto per il terzo anno. Riproponiamo dopo 2 anni il nostro concorso di barzellette, perché naturalmente noi avevamo tutti, noi abbiamo una festa qua, che è la festa della Crisciamatta e dell'Oca in Porchetta, che sarà il 22, 23, 24 di luglio. Il 25, che è lunedì, facciamo una gara di barzellette, dove la gente ha bisogno anche di ridere, perciò Teatro Sotto le Stelle, barzellette, musica, qualche serata musicale. Avremo un gruppo musicale, quelli che come me si ricordano bene perché anni 70, i famosi Camaleonti, con tante belle canzoni degli anni 70. Poi abbiamo un comico, un Battista, un comico a livello nazionale. Abbiamo un musical Compagnia di Roma, perciò diciamo ce n'è per tutti i gusti, come diciamo noi. Perciò l'augurio che all'Arena quest'anno tanta gente che vuol passare una serata diversa in campagna, perché qui siamo in aperta campagna, tranquilla, zona tranquilla, bel parcheggio, bella arena, perciò aspettiamo tanti fanesi ma anche tanti pesaresi. Per la compagnia Artacan, lo spettacolo è di venerdì 5 agosto, siamo con la regista Cristina Cinotti, il titolo però lo facciamo dire a lei perché coi dialetti non si scherza. Allora, il titolo è La Ricreation, è cominciato tutta clavia. Praticamente cercheremo di spiegare quello che è successo miliardi e miliardi di anni fa e perché adesso stanno succedendo queste cose. E l'idea ci è venuta leggendo alcune poesie di Gabbianelli, che è un poeta fanese, e da lì diciamo è nata questa idea che abbiamo sviluppato, che però non sto a spiegare perché altrimenti diciamo che cercheremo di dare, ecco, delle spiegazioni del perché oggi succedono certe cose. Diciamo anche perché oggi in questa presentazione siete in due. Chi è? Lei è una presenza, diciamo che è una figura spirituale, una guida che aiuterà in questo cammino verso l'attualità, ecco. E al secolo si chiama?
Mariangela. Quello che si chiama, non lo riveliamo perché altrimenti diciamo troppo. Carmine Imparato del Cinema Masetti, avete selezionato una bella rassegna di Cinema Sotto le Stelle. Cinema Sotto le Stelle va sempre, quasi più del cinema al chiuso. No, va anche il cinema al chiuso, fermi, anzi, vi aspettiamo da settembre, quando terminiamo l'esperienza estiva, per il Masetti, ma anche in tutti gli altri cinema della città, del territorio. Insomma, andate al cinema, perché il cinema è socialità, gruppo, serate di svago, serate culturali, quindi noi comunque vi aspettiamo. Vi aspettiamo ovviamente quest'estate all'Arena BCC, è il terzo anno che organizziamo la rassegna cinematografica, anche in collaborazione con il gruppo Giometti. Il nostro payoff è sempre stato film visti, mai visti, da rivedere, quindi c'è una selezione trasversale di cinema d'autore, di cinema un po' più mainstream, un po' più commerciale, ma noi siamo contenti insomma di averla proposta. Sono 34 serate, dall'11 luglio, con la serata, come sempre direi, perché ormai questo è il terzo anno, ad ingresso gratuito per tutti. Il film è una sorpresa, è per tutti, e si conclude il 2 settembre con il film a 2 euro, anche quello non è svelato. Gli altri sono tutti nel programma, che potete visitare nella pagina social dell'Arena BCC o in quella del Masetti. Nell'ambito della rassegna Cinema Sotto le Stelle ci saranno 3 proiezioni in collaborazione con Lens, e in queste 3 proiezioni i film saranno in lingua originale con sottotitoli e con la vostra traduzione. Veramente voglio ringraziare di cuore, perché è stato accolto il nostro progetto, che è stato accettato proprio per mettere questi sottotitoli. E poiché sono film in lingua originale, quindi ci permettono ci danno l'opportunità dell'accessibilità. Vorrei ringraziare anche la banca Cassa di Risparmio di Pesaro, la fondazione Cassa di Banca di Pesaro, che ci ha dato i contributi per pagare il servizio di interpretariato. Così questo, quando saranno presentate queste 3 proiezioni, saranno introdotte da una piccola introduzione con l'aiuto anche dell'interprete. È questo che ci permette una condivisione integrata insieme alle persone udenti. Allora, siamo con Silvano Pierangeli della compagnia Gli Indimenticabili. Io, per non dimenticarmi, vado a vedere nel programma venerdì 26 agosto Male Una Peggio... No, il titolo bisogna che lo dici te, perché con i dialetti non si scherza, come ho già detto anche prima. In italiano Male Una e Peggio Quell'altra, ma in dialetto fermano Male Una e Peggio L'altra. Allora, parlaci un po' di questa commedia. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Silvano e rappresento questa compagnia comica dialettale che si chiama Gli Indimenticabili, di Amandola, in provincia di Fermo. È da oltre 30 anni che si esibisce nelle varie piazze e teatri della nostra regione e anche fuori regione, con commedie dialettale in dialetto fermano e sketch. Nel 2003 hanno partecipato al programma televisivo su Canale 5 di Gerry Scotti, La Corrida, vincendo la puntata. Adesso venerdì 26 agosto alle ore 21:30 saremo qui a Fano, in questo splendido teatro Arena BCC, con una commedia dialettale di un unico atto dal titolo Male Una e Peggio L'altra. È una commedia che ha avuto un grandissimo successo anche dalle altre parti. E io mi auguro che la gente partecipa, e siamo contenti di essere qui, perché è un posto bellissimo questo. Siamo col presidente di BCC Fano, Romualdo Rondina. La BCC Fano dà il nome all'arena, per cui diciamo che tutto quello che succede è un po' a casa vostra. Senz'altro, ma non è soltanto l'arena, ma qui c'è una cooperativa, la cooperativa Tre Ponti, che oltre che accogliere le persone per dare anche del buon cibo, poi fa una serie di iniziative e usa tante strutture, fra queste anche l'Arena BCC, che noi abbiamo sicuramente contribuito a creare. L'idea all'inizio sembrava una cosa
quasi pazzoide, ma io sono andato a vedere, ho visto i ragazzi, tutte le iniziative che si fanno, la possibilità di farlo, di usarlo come teatro per gli incontri, sicuramente è un fatto importante. Ma io poi, facendo un giro, ho visto campi di vario genere, tutte le strutture, veramente Gino Bartolucci ha creato una realtà che nella città di Fano rappresenta un qualcosa di crescita, un momento anche culturale, sociale, perché poi le iniziative che fa la cooperativa sono anche proprio iniziative di cooperativa, perché c'è l'assistenza a persone, diciamo che è una vera e propria proloco, perché poi è una proloco, e quindi si impegna sicuramente per l'attività nel territorio per farlo crescere. Noi come Banca di Credito Cooperativo gli siamo vicino e quindi contribuiamo in modo importante, oltre con l'arena, ma anche in altro modo con le iniziative che fa Gino Bartolucci. Con Stefano Guidi, compagnia Il Guitto, ormai ho deciso che questa sera i titoli li faccio dire a voi, perché come ho già detto, il dialetto è una cosa delicata, e io conosco il mio, ma ognuno deve dire il suo. Il nostro è Il Bar sotto Mongiovo, una commedia che presentiamo quest'anno, che abbiamo presentato nel 2020, ma poi con l'arrivo del Covid siamo stati costretti a bloccare e adesso la riprendiamo qui per Tre Ponti. Andrà in onda venerdì 22 luglio. Qualcosa in più sulla commedia? È una commedia ambientata in un bar che noi idealmente abbiamo posto sotto il Colle di Montegiove, lungo la via Flaminia. È una storia che praticamente è un incrocio di storie. I personaggi, i frequentatori di questo bar, ognuno con le sue vicende personali, ognuno con i suoi problemi, si incontrano, si relazionano e danno vita a delle storie che poi sono storie divertenti e che fanno la trama di questa commedia. Lorenzo Alessandrini, regista e factotum della compagnia Iarciaplat, per cui il più arciaplato di tutti, e allora a lui chiediamo il titolo della commedia, perché ormai stasera ho preso questa decisione, i titoli non li dico io ma li faccio dire a voi, perché il dialetto è il dialetto, e anche qualcosa insomma sulla commedia che andrà in onda il 15 luglio, che andrà in scena il 15 luglio. Allora, questa di quest'anno, per la rassegna diciamo dialettale di Tre Ponti, la nostra è una novità in assoluto. In assoluto perché? Perché il gruppo è molto giovane, giovane di età e giovane di formazione, perché sono nati nel 2019, poi c'è stata la pausa del Covid, quest'anno abbiamo ripreso la nostra attività e per la prima volta saremo qui a Tre Ponti. E quindi per noi è un grande traguardo essere qua in mezzo, diciamo così, in mezzo ai grandi, perché l'età media dei nostri attori è sui 18 anni. L'abbiamo fatto per far crescere sti ragazzi, per farli divertire, e poi se ci sono delle rose, come diceva il mio medico, fioriranno. Le commedie, noi abbiamo stravolto un po' tutto, non facciamo una commedia sola ma ne facciamo due. La prima è Le Presentation, rappresenta un po' quelle che erano le presentazioni delle due famiglie, dei due fidanzati, cioè si riunivano in una casa per fare conoscenza, e poi la conoscenza è stata un po' troppo conoscenza, e per capire come va a finire dovrete venire il 15 di luglio, che è un venerdì, qui a Tre Ponti. L'altra commedia è La Bendición. La Bendición qual è? È quella che il prete viene da poco prima di Pasqua, no? Va in tutte le case con il chierichetto e porta la benedizione, e purtroppo gli capita di andare un po' in tutte le case, c'è chi lo accoglie benevolmente e c'è chi invece lo accoglie un po' meno benevolmente, e anche qui ne vedremo delle belle. Quindi se vi volete divertire, volete capire com'è questo gruppo di giovani, dovete venire il 15 di luglio, che è un venerdì, alla Arena Tre Ponti, dedicata ad Emanuele Emanuelli. Arrivederci. Amleto Santoriello, un cognome che un po' ci pone qualche domanda, la compagnia Urbinate, la data è il 19 agosto, il titolo della commedia lo faccio dire a voi. Da Peser a Urbin e da Urbin a Peser. In realtà si tratta di una commedia comica scritta da Paolo Cappelloni, che è un pesarese docco,
praticamente io pensavo ci fosse rivalità tra Peser e Urbino, invece lui mi ha detto no, noi abbiamo la rivalità tra Peser e Fano, Urbino proprio è come se non ci fosse. Va bene. Comunque la scritta è lo stesso, nel giro di un mese l'abbiamo rappresentata 2 o 3 volte e questa sarebbe la 6ª volta che la rappresentiamo. Allora, prima di tutto dobbiamo capire questo santoriello da dove viene e poi... Mio padre, ma cioè, purino, già è morto da parecchi anni, era dalla Costiera Amalfitana, ma io sono nato all'ospedale d'Urbino, è l'ospedale vecchio, no? Quel no. E poi qualcosa sulla commedia. La rivalità tra Pesaro e Urbino, che io pensavo che ci fosse, in realtà non c'è, è in parte in dialetto urbinate e la controparte in dialetto pesarese. Praticamente è la stessa cosa ma fatta con 2 dialetti diversi. Ogni tanto un volto amico, perché qui tutta sta gente che io non conosco, insomma mi cominciavo un po' a preoccupare. Brunella, molto bene, Brunella Quieti, allora qui con doppia veste stasera. La prima è? La prima è vicepresidente della FITA, che è la Federazione Italiana Teatro Amatoriale delle Marche. È una federazione che conta 1400 compagnie amatoriali in tutta Italia e nella Regione Marche 55, nella provincia di Pesaro 14. E in questo caso siamo un punto di riferimento giustamente per reperire compagnie amatoriali nelle varie rassegne e questa è una di quelle che ci vede da tanti anni protagonisti appunto della scelta delle compagnie che verranno rappresentate. Doppia veste dicevamo perché è l'ultimo spettacolo in chiusura è della mia compagnia Teatro Accademia e si chiama Kungira Afni. Questo era l'unico titolo che potevo dire anch'io perché gli altri titoli non li ho detti, non mi sono azzardato perché sai basta poco, no? In queste cose. Allora, Kungira Afni, la data è il 3 settembre e qualcosa sulla commedia, dai, ingolosiamo il pubblico di Rossini TV. Diciamo che il Kungira Afni è un'apologia del matrimonio, dalla proposta alla, non ti dico alla fine del matrimonio, ma sono 4 quadri nei quali dalla proposta si passa poi al vero e proprio matrimonio, una giornata infernale del matrimonio e poi la convivenza che non sempre insomma è delle migliori, diciamo. Quindi molto divertente, scritto da Daniela Merloni e in doppia coppia insieme a Paolo Capelloni hanno curato la regia. Un altro volto noto, Stefano Poderi. Stefano Poderi, qui sei il regista e sei il portavoce della compagnia teatrale Il Faro che apre la rassegna l'8 luglio con questo titolo, dai, ormai lo potrei dire anch'io in pesarese, però ormai abbiamo visto che li faccio dire alle compagnie, allora dai, dillo te il titolo. La cartomanta pastrucchiona. Commedia di? Di Franca Mercantini, la regia mi sono cimentato io per la prima volta nella regia e abbiamo il solito cast di bravissimi attori che da anni costituiscono la compagnia. L'obiettivo è ingolosire i telespettatori di Rossini TV e invogliarli a venire, per cui qualcosa in più devi dire. Sì, è una commedia divertente come tutte le commedie scritte da Franca Mercantini. E questa tra l'altro è un remake, è una vecchia commedia che è stata aggiornata, attualizzata, ma comunque è sempre molto divertente, una commedia brillante, veloce, dove i personaggi si alternano in situazioni veramente comiche. Il 25 luglio, che giorno è? Lunedì mi sembra? Lunedì. Si comincia a ridere alle 6 della mattina, vero? Sì, si ride, proprio, si ride. Poi alle 9 si arriva qui e niente, si ride. Alle ore 21, che ore è? De qua. Lunedì 25 luglio con il Sacro Santo Show. Ma perché ci sei? Come ci sei? E casi io te gira le terme di Patugna, alla Sora Rosa. Ma che è la Sora? La Rosa della Cieca. La Rosa della Cieca è qui insieme a Orietta Pedotti, il 25 è all'Arena BCC, vi aspettiamo. Ma aver fatto comprare il costume per niente, no? Perché ho comprato anche il tango. Ci andate dopo, prendete il taxi a mezzanotte e andate lì a Paturnia. Vi aspettiamo il 25 lunedì, risate a crepapelle. Compagnia dialettale
gaffe, Lucio Signoretti, vado a leggere, venerdì 29 e sabato 30, due giornate addirittura. Esatto, gli altri anni abbiamo proposto due serate, speriamo che la gente ci dia fiducia e venga anche quest'anno. Venga. E, allora, la commedia che andiamo a rappresentare noi segue il filone che abbiamo individuato negli ultimi anni, cioè noi abbiamo scritto, perché noi scriviamo le commedie e le rappresentiamo di nostro, su un problema, su un, diciamo, un argomento diciamo d'attualità. E allora ci siamo guardati attorno, di cosa parliamo quest'anno? Negli ultimi due anni abbiamo parlato della pandemia, quindi non ci sembrava il caso di tornare sull'argomento. La guerra in Ucraina è un argomento forte, ma non adatto, diciamo, alle commedie brillanti, una cosa troppo seria, troppo importante. E allora ci siamo guardati, ma di cui parliamo quest'anno? No? Abbiamo visto che l'argomento più importante, più interessante, che ha un pochettino preso tutti, è quello dei bonus fiscali relativi alle ristrutturazioni edilizie, il famoso 110%. Perché su questo argomento, in questi mesi, si è detto un po' tutto, delle verità, delle mezze verità, delle stupidaggini grandissime, si sono create addirittura delle leggende metropolitane. E allora noi, con il nostro consueto stile gaff, cerchiamo di portare sul palcoscenico tutte queste realtà per riderci sopra, perché il nostro fine è quello di, diciamo, per due ore di far ridere i nostri, quelli che ci vengono a vedere, e niente di più. E, quindi, diciamo, chi vuol ridere per due ore venga il 29 e il 30 di luglio a vedere 50, 90 o 110? Massimo Vannucci, farmacia, sponsor importante di questa rassegna. Insomma, la risata è una buona medicina, ma le medicine, insomma, servono sempre. Beh sì, perché noi ormai siamo un sponsor quasi da 10 anni, presenti sempre all'Arena BCC, perché tutto l'anno siamo dispensatori di consigli farmaci, invece qui diamo risate e diamo un po' di buon umore dopo questo periodo di pandemia, ci vuole assolutamente. Il fatto che ogni anno questo abbinamento si rinnova fa pensare che comunque è un successo. È un successo, sì, perché l'Arena BCC richiama tanta gente, il dialetto fanese pure, è una tradizione che come farmacia, siccome è una farmacia storica della città, vogliamo mantenere anche il valore storico del dialetto fanese e contribuiamo a questa manifestazione. Daniele Bindella, Conad Centro Fano, sponsor, orgogliosamente sponsor. Assolutamente, anche se i tempi sono difficili e quindi bisogna anche selezionare le attività da sponsorizzare, però la BCC Arena è sempre il nostro cuore, quindi anche quest'anno non abbiamo avuto dubbi e sosteniamo ancora questa iniziativa. Ho visto che il programma è di nuovo molto ricco e molto coinvolgente, addirittura Maurizio Battista, che è un comico di alto calibro, quindi una bella iniziativa anche quest'anno. Il privilegio di essere sponsor qual è? Una bella poltrona davanti oppure si deve arrivare a fare la fila come tutti? No, facciamo la fila come tutti perché è giusto, però il privilegio è aiutare queste iniziative locali, cioè quando si lavora sul territorio è giusto restituire qualcosa, è doveroso, quindi noi facciamo quello che possiamo, siamo un piccolo supermercato, però ci mettiamo del nostro, insomma, quando è possibile sostenere l'attività del territorio lo facciamo molto molto volentieri e con passione. Col San Costanzo Show l'appuntamento del 6 agosto allora, eh? Arena BCC con il nuovo spettacolo Cesare Augusto, viaggio comico nelle Marche ai tempi dell'antica Roma. Al termine dello spettacolo proiezione del nostro cortometraggio sempre con il tema Roma antica dal titolo La scoperta del secolo. I soliti attori del San Costanzo Show, grandi attori, Davide Bertulli, Cesare Augusto, Massimo Pagnoni, Giovanni Giangiacobi, San Costanzo Show al completo, Oscar Genovese, Romina Antonelli. Quest'anno una new entry, abbiamo anche un cane. Abbiamo anche un cane. Chi è il cane? È lui. È il cane. Vi aspettiamo, 6 agosto, Arena BCC, Cesare Augusto.
Si è conclusa questa partecipatissima conferenza di presentazione degli eventi della BCC Arena di Fano, ma adesso cominciano gli eventi, per cui il calendario sta per prendere il via. Sicuramente qualcuno dei nostri telespettatori sarà già appuntato qualche data. Naturalmente vi invitiamo a seguire tutto quello che vi racconteremo anche durante l'estate, perché non mancheremo di avvertire e di segnalare con puntualità evento per evento tutto quello che succede in questo posto magnifico che vi abbiamo raccontato in questo nostro speciale. Si conclude lo speciale, si è aperta anche la cucina, insomma, cosa di meglio per una serata d'estate.